Buongiorno, cosa ne pensa delle ultime primarie? Io non sono andato perché non conoscevo nessuno, non avevo mai informato nessuno, allora ho detto che permette una persona che non conosco, non ci vado per niente. Non ha votato? Non ho votato, quindi che è finita così. E comunque è contento del risultato? Ma a come parla la gente mi sembra che sia una persona seria, quella che deve salire, che dovrebbe salire. Cosa ne pensa del risultato delle primarie? No, non penso nulla perché io sto andando a votare 50 anni e sono sempre lo stesso, sono. Non ho avuto nulla, non ho avuto, soltanto di una persona ho avuto qualche cosa, di Gavino Scala. Purtroppo non è uscito, non è cosa dobbiamo fare. Sì, sì. Ma per me ho l'impressione che siano andati bene con la scelta di Stefano Lubrano. È contenta del candidato? Sì, sono molto contenta, la verità, sì, sì. Speriamo bene. Cosa ne pensa dei risultati? Ma i risultati diciamo che mi hanno soddisfatto, perché ho votato sulla persona con la quale abbiamo instaurato anche un film politico, ecco. Sì, sono molto soddisfatta. Ha votato? Sì, sì, certo, certo. Contento del risultato? Sì, sì, molto. Sono contento che quello che è salito, meglio così, speriamo. Non lo conosco, non posso neanche dire se sono contento o no, deve lavorare, sa i problemi che ci sono ad Alghero, spero che non faccia gli interessi solo di un tipo di commercio e gli altri li lascia così. Spero che stia molto attento ai permessi che si danno, ai posti di lavoro che si danno, che non ci sia più questa parentopoli, clientelismo, perché Alghero sì, sono state fatte delle cose belle, però da perfetta donna di sinistra dico che la sinistra ha chiuso un po' gli occhi in questi 10 anni di mandato, siamo stati trascurati un po', spero che questa persona sia valida. Io sinceramente avevo simpatia per un'altra persona, sono andata a votare, una persona valida veramente, perché sono a conoscenza che il lavoro che fa, il lavoro che svolge è veramente un lavoro abbastanza importante e di coscienza, lo svolge con coscienza, mi dispiace. Io spero, gli auguro tutto il bene, noi stiamo qui a vedere. No, non è proprio il candidato che avessi preferito, però mi sta bene che sia di un'area moderata della sinistra, diciamo così. Ci può dire che avrebbe preferito? Enrico Daga, onestamente, perché più giovane, mi sembra che sia meno ammanigliato ai poteri tradizionali, diciamo così, chiesa, imprenditoria e via dicendo. Mi è parso che fosse un giovane più libero, diciamo. Non sono di sinistra, tengo a precisarlo, però in questa occasione, perché avevo voglia di un cambiamento, ho voluto indicare una persona che nel contesto generale della politica, che, parlandoci chiaro, se dovesse vincere il centrodestra, preferirei avere un Enrico Daga all'opposizione piuttosto che un Stefano Lubrano. Beh, come ragazzo è a posto, come persona. Bisogna vedere adesso il loro programma, se riescono a tirarlo avanti. Che cerchi di far bene per la sua città però, non per il suo interesse personale, cioè personali, per la sua città. L'importante è quello lì. Buongiorno, avete votato alle primarie? Io no, perché non sapevo dove dovessi votare. E poi perché non ho avuto tempo e... Io sì, ho votato. Contenta? Del risultato? Non molto. Neanche io per questo. Cioè, perché sarei voluta andare a votare, ma
appunto per il tempo, però avrei votato sicuramente quello che non ha, cioè, quello che ha vinto, no, che non ha vinto. Quindi non sono contenta neanch'io. Si può dire? Sì. Ok, Rosa Cardo. Io ho votato Rosa Cardo. Grazie. Niente. Ciao. Ho votato alle primarie. Sì. Contento? Mi aspettavo un risultato diverso, però va bene. Che risultato si aspettava? Cioè, io non ho votato chi è stato eletto, quindi pensavo vincesse Daga, quindi non sapevo che Lubrano era così forte.